Falsi contratti agli immigrati, 2 arresti, sgominata dalla polizia un'organizzazione che procurava permessi di soggiorno sulla base di contratti fittizi, indagate 52 persone in Italia, sotto sequestro un locale di Viale Sant'Ambrogio. L'omicida era partito da Piacenza, l'uomo che ieri ha ucciso una persona e ferite altre 2 a Milano potrebbe essere lo stesso che aveva rubato un'auto ieri mattina in Piazzale Roma puntando un coltello alla gola del proprietario. Maturità tra Quasimodo e l'Europa, prima prova per i 1800 studenti piacentini impegnati con gli esami di maturità, domani la prova di indirizzo. Fiera ha confermato il percorso, 4 luglio, 380 bancarelle in arrivo, fulcro il Faxal, presentate le manifestazioni ufficiali per il patrono Sant'Antonino. Re della pizza, domani tagliando pirata, continua con successo il concorso estivo di libertà, domani si possono togliere 5 punti all'avversario. Monti verso l'addio a Piacenza, copre Elior, l'allenatore potrebbe andare in Turchia e sulla panchina biancorossa potrebbe arrivare Radici. Completata la rosa della Rebecca in Ormeccanica.